Cercherò di essere precisa al punto che userò il cronometro, così non sforo. Allora, intanto, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte a tutti. Sono sempre molto emozionata quando ho la possibilità di parlare con persone o avere a che fare con persone da tutte le parti del globo. Quindi, mi è già stata fatta una presentazione più che abbondante, direi di partire direttamente. Allora, volevo solo aggiungere una cosa. Io sono una sociolinguista, non una linguista pura. Questo vuol dire due cose. Da una parte, secondo molti linguisti più tradizionali, già la sociolinguistica è un problema di status, ecco, all'interno degli studi linguistici. Non tutti la riconoscono universalmente, diciamo così, come una scienza, come una branca seria della linguistica. L'altra cosa è, in particolare io, essendo sociolinguista, mi occupo moltissimo della relazione fra le persone e la lingua che parlano o che scrivono, diciamo la lingua che frequentano, e nel corso dei 25 anni della mia carriera fino a questo punto, grossa parte della quale si è svolta fra le mura dell'Accademia della Crusca, nel senso che a lungo sono stata appunto collaboratrice dell'ente, mi sono via via specializzata negli scarti, quindi in tutto quello che lascia perplesse le persone più tradizionaliste. Quindi molti di voi potrebbero rimanere un po' quasi colpiti, ecco, dalle cose che vi racconterò, ma spero che alla fine l'esperienza sia interessante. Dunque, parto dalla base, cioè dalla definizione stessa di norma linguistica. Io uso sempre questa, che traggo dalla definizione di norma presente sul sito di Treccani, nell'Enciclopedia dell'Italiano in particolare. Allora, la norma linguistica può essere definita come un insieme di regole che riguardano tutti i livelli della lingua, accettato da una comunità di parlanti e scriventi, o perlomeno dalla stragrande maggioranza, in un determinato periodo e contesto storico-culturale. Allora, avete notato che ho indicato in grassetto alcune parti, perché se è noto a tutti che la norma è un insieme di regole, e quindi no, riguardano tutti i livelli della lingua, quello che sfugge a molti è che la norma è accettata da una comunità di parlanti e non imposta a una comunità di parlanti. Cioè, sono i parlanti che in qualche modo, per una questione di economia della comunicazione, decidono, una volta conosciuta la norma, più o meno spontaneamente di aderirvi. Come dice David Foster Wallace in un bellissimo saggio su prescrittivismo e descrittivismo linguistico, aderire alla norma, cioè parlare e scrivere nel migliore dei modi possibili, è un gesto di cortesia nei confronti degli interlocutori, perché se io e te siamo d'accordo che la lingua funziona in un certo modo, quando non trasgredisco a quelle regole, tu mi capirai meglio perché anche tu hai studiato, no? Anche tu hai studiato quelle stesse cose. L'altra cosa è, la norma prevede già l'esistenza di una lectio minor, cioè molto spesso in molti contesti esiste la possibilità di come dire, un comportamento linguistico non aderente alla norma, che non per questo vuol dire sia in assoluto sbagliato, ok? Quindi fateci caso che già nella definizione di norma è previsto che ci siano dei dissenzienti, infatti dice accettato dalla stragrande maggioranza. E infine, il terzo distinguo, se vogliamo, che fa Giovanardi è che la norma si applica in un determinato periodo e contesto storico-culturale. Questo è importantissimo perché ci dice una cosa fondamentale: la norma cambia. La norma cambia con il passare del tempo, con le modifiche che avvengono nella società, e quindi è fortemente legata al contesto storico-culturale di un certo momento. Ergo, è possibilissimo che quello che io e te abbiamo studiato a scuola, magari 25, 30, 40, 50, 60 anni fa, oggi non sia più valido verbatim, cioè esattamente nello stesso modo. Quindi questa è la prima cosa ed è un po', ci tenevo a mettere la definizione di norma subito all'inizio perché è necessario intenderci sul lavoro che faccio io, e quindi tutto quello che io dirò è in questa prospettiva qua. Cioè la norma non è applicata universalmente, la norma non ci deriva dalle divinità, ma è qualcosa che si costruisce nel tempo e di conseguenza si modifica. L'altra cosa è la domanda ovviamente correlata alla questione della norma, ma allora qual è la lingua perfetta? Perché soprattutto chi insegna l'italiano in vari contesti chiaramente si pone questa domanda. Allora, cosa devo insegnare? Facciamo un rapido recap degli ultimi 700 anni.
Allora, abbiamo la lingua del 300, le tre corone. Poi nel 500 cosa fa Bembo? Più o meno scrive la prima grammatica, diciamo così, dell'italiano che si basa sul fiorentino parlato delle classi colte del 300, cioè Dante, Petrarca, Boccaccio, eccetera, eccetera. Le tre corone erano loro. Allora, notate una cosa strana, perché quando noi studiamo la storia della lingua italiana, non ci... questa stranezza, questo esotismo non ci viene mai messo davvero davanti al naso. Cioè, rendetevi conto che Pietro Bembo nel 1500 basa la sua grammatica sulla lingua parlata da un'elite di una città italiana di 2 secoli prima. Quindi Bembo crea la sua grammatica che noi ci portiamo dietro fino a oggi, a dire il vero, su una varietà vintage, dell'italiano o del volgare, il fiorentino parlato dalle classi colte del 300. Poi, se noi guardiamo i vocabolari dell'Accademia della Crusca, che peraltro sono tutti disponibili in digitale online, dalla prima edizione del 1612 alla quinta, che è tronca alla Odio Zono nel 1923, noterete una cosa, ci sono tantissimi esempi letterari, quindi pescati dai libri. All'inizio solo pochissimi, cioè già Galileo all'inizio era visto con un po' di perplessità, poi via via con un po' più di apertura, ma quello che manca quasi del tutto fino alla quinta impressione, che è a cavallo del Novecento, è la lingua dell'uso. E questo è una sorta di altro peccato originale che noi ci portiamo dietro, dare da sempre pochissima rilevanza alla lingua dell'uso, considerando la lingua letteraria come dire, l'apoteosi dell'italiano. Arriviamo all'Unità d'Italia, 1861, solo il 2,5% degli italiani era italofono, cioè parlava veramente italiano. Questo vuol dire che fino all'Unità d'Italia l'italiano si era praticamente mantenuto identico a se stesso perché non c'era la pressione dei parlanti. Poi cosa succede? Ci vogliono 100 anni, si arriva al 1960 perché finalmente gli italiani riuscissero a prendere possesso, ecco, della loro lingua e molti di voi sicuramente conoscono il maestro Manzi col noto programma televisivo Non è mai troppo tardi, no? E lui ebbe un ruolo fondamentale a cui io mi ispiro sempre nelle cose che faccio perché penso che sia molto importante per un paese far sì che tutti in quel paese siano in grado di arrivare a un uso decente, a un livello decente di uso della lingua, non uno di meno, come diceva il mio maestro Tullio De Mauro, così vi do anche questo assist. E in tutto questo, cioè dal 500 a ora, c'è sempre questa cosa interessante, la lingua letteraria è costantemente presa a modello di perfezione. Cioè, come parlano poi le persone è quasi tangenziale, non è altrettanto importante. Se non che, se negli anni 60 del Novecento gli italiani iniziano veramente a parlare in massa l'italiano, cosa succede? Nel giro di 20 anni, questo cappotto dell'italiano che era rimasto uguale a se stesso, messo via nella naftalina per così tanti secoli, inizia a cambiare, proprio per la pressione dei parlanti. E allora cosa succede? Si allarga la base dei parlanti ed è evidente che questo non può che voler dire un abbassamento complessivo dello standard, no? Perché, beh, è molto semplice, perché non è che arrivando orde frotte di italiani a parlare di italiano tutti fossero di altissimo livello, no? E quindi tecnicamente proprio si parla di abbassamento dello standard. Tanto è vero che a un certo punto tre linguisti danno tre definizioni diverse, cioè nominano con tre nomi diversi questo fenomeno di questo strano italiano che non aderisce più perfettamente alla norma bembiana, che badate bene, è ancora quella che di fatto si insegna a scuola, ma è un italiano corretto, ma non così corretto. Adesso vedremo degli esempi. Comunque, Francesco Sabatini, stato anche mio ex capo quando era presidente dell'Accademia della Crusca, lo chiama italiano dell'uso medio. Gaetano Berruto, uno dei maggiori sociolinguisti contemporanei, lo chiama italiano neo-standard e Alberto Mioni, dell'Università di Padova, purtroppo è mancato un paio di anni fa, lo chiama italiano tendenziale. Vedete che tutti e tre sottolineano o l'uso o la novità o il fatto che indichi delle tendenze, per l'appunto. Vediamo degli esempi di questo italiano neo-standard. Allora, il primo esempio più evidente è quello di lui al posto di egli, no? Tutti quanti studiamo a scuola che
bisogna dire egli è andato, quindi egli in posizione soggetto. In realtà, nell'uso quotidiano, diciamo tutti lui molto serenamente, lui è andato. Anche se, diciamo, nella maggior parte di coloro che studiano l'italiano a scuola, rimane un po' lo stigma del lui, per cui lo usiamo sì, però poi quando dobbiamo scrivere un testo serio ricorriamo appunto all'egli. Oppure il gli per il loro, sono andata dai ragazzi e gli ho detto, invece di ho detto loro, anche qui formale informale, cioè informale formale. Mentre ancora abbastanza stigmatizzato, anche se su questo non tutti concordano, il gli al posto di le, cioè sono andata da Laura e gli ho detto. Questo è sentito come, diciamo, substandard, e quindi se tu fai questo errore, le persone attorno a te potrebbero dire, insomma, è uno che non sa tanto bene l'italiano, mentre gli per loro ormai è de facto accettato in tutti i contesti, tranne quelli appunto ad alta formalità. Il presente pro futuro, domani vado invece che andrò, se lo sapevo non venivo, no? Invece di se lo avessi saputo non sarei venuto. Per chi si adombrasse per questo imperfetto usato così, sappia che lo usa già anche Manzoni nel terzo capitolo dei Promessi Sposi. A un certo punto si incontra, e non è l'unico esempio, se Lucia non faceva quella domanda, Renzo bla bla bla. Quindi non è né un uso nuovo né per forza una cosa che indica la decadenza dell'italiano. Anche qui ricordatevi sempre l'importante differenza fra uso alto e uso basso. A me mi, Francesco Sabatini dice a me mi non è la stessa cosa di a me e di mi. E fa un esempio molto icastico, molto preciso. Dice: a me piace la pizza, a te il riso, no? Sto focalizzando sul fatto che abbiamo gusti diversi. Mi piace la pizza, non la pasta. Sto parlando di me stesso, ok? E c'è l'enfasi. Quando io dico a me mi piace la pizza, io sto dicendo una cosa un po' diversa. Cioè, sto mettendo in questa affermazione un'enfasi maggiore. Tanto è vero che mentre a scuola ci insegnano che a me mi è pleonastico, perché è un a me, i pragmatici, cioè quelli che studiano la pragmatica della lingua, dicono invece sono due cose diverse, perché a me, quel primo a me, vuol dire piuttosto dire, cioè vuole piuttosto dire per quanto mi riguarda. Quindi per quanto mi riguarda mi piace una certa cosa. Ovviamente Sabatini aggiunge, non è sbagliato quindi a me mi, ma di nuovo, quali sono i contesti in cui tu caricheresti di enfasi un'affermazione di questo genere? Ovviamente non i contesti formali, quindi se tu sei con gli amici, di pure a me mi piace la pizza, se tu stai scrivendo un curriculum, evita di scrivere a me mi piace guidare, di mi piace guidare, ovviamente. Topicalizzazione a destra e a sinistra, no? Quando io sposto un elemento della frase per metterlo in rilievo. La pizza l'ho mangiata ieri. Ecco, questo è un esempio di topicalizzazione a sinistra, va bene? Oppure l'ho mangiata ieri la pizza, no? E qui è il contrario. A cosa serve? A mettere una sorta di cono di luce sulla cosa che io voglio appunto mettere in rilievo nella conversazione. Il perché che prende spazi togliendoli affinché e altre cose, affinché molto raramente lo si sente per strada. Anche qui ormai è riservato a un certo tipo di lingua, soprattutto scritta, il che è polivalente. Vi ricorderete tutti, o forse chi non se lo ricorda, ma io sono cresciuta un po' con Jovanotti, che oggi si fa chiamare Lorenzo Cherubini, ma una volta era tutto yo-yo, e c'è questo famosissimo brano Ragazzo Fortunato degli anni 90 in cui lui canta: sono un ragazzo fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, invece di cui. E boh, no, al Gran Marnazzi esplode la testa, tipo Mars Attacks, oddio, non si può sentire, però in realtà quando parliamo, e quindi come si può dire, la pianificazione della frase è un po' più corta, il che polivalente ci può scappare. La ragazza che ci ho parlato ieri, la ricetta che ti dice, oddio, non mi verrà mai, vabbè, cioè, la ragazza che ci ho parlato ieri direi che è un ottimo esempio. Quindi può capitare anche in persone abbastanza colte, di nuovo il discorso che vi ho fatto finora, sempre con attenzione ai contesti. C'è una cosa buffa da dire sull'italiano neostandard: raramente se ne parla a scuola. Cioè ancora adesso, nel 2020, mia figlia che è in terza media, nelle classi precedenti di fatto non ha mai parlato dell'esistenza di un neo codice linguistico, una neonorma da usare con le pinze, perché appunto usare soprattutto in contesti non formali, ma che comunque esiste e ha una sua organicità, ha un suo diritto di esistere.
E invece molto spesso siamo ancora abbastanza schiacciati appunto sul canone bembiano. E quindi cosa succede oggi? La scuola segue ancora il modello linguistico bembiano, quella che io chiamo la lingua delle leggi, un po' laboratoriale, e questo però porta a delle conseguenze deleterie, cioè a una grande forbice, a un gap, a una distanza fra la lingua della scuola e la lingua della strada, cioè quella che usiamo tutti i giorni, con un conseguente disagio. E un'evidente scarsa mobilità fra i registri, cioè Alberto Sobrero, che io giudico uno dei miei maestri, uno dei testi su cui ho studiato, già 20 anni fa diceva: il problema principale di molte persone è che sono incastrate in una monovarietà linguistica, cioè non riescono a adattarsi al contesto. E lui faceva l'esempio di: se io dico a uno studente che menare le mani non è l'espressione giusta da usare in un contesto formale, molto spesso in cambio ne ricevo uno sguardo bovino di perplessità. No, davvero? Cioè, che uso allora invece di menare le mani? E questo è un problema che io con le mie generazioni di studenti vedo spesso. Cioè, il problema non è in assoluto di incompetenza linguistica, quanto piuttosto di inadeguatezza rispetto al contesto, cioè di mancata lettura del contesto, dell'interlocutore, della situazione, dei partecipanti e di conseguenza errori comunicativi anche gravi. E quindi tutto questo si estrinseca in un certo disagio linguistico. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'italiano medio non ha un rapporto troppo sereno con la sua lingua madre. E questo porta a una fossilizzazione sulle regole, no? Cioè io sono partita dicendo: guardate che la norma è molto più elastica di quello che ci possiamo aspettare, e questo stupisce un sacco di persone, eh? Cioè io continuamente ho a che fare con persone che mi dicono: ma non è possibile, cioè ci sono delle regole. E il genere di ragionamento che ne viene fuori, è di intanto convinzione che una volta si parlava meglio. Ora, se io vi ho fatto questo rapido excursus storico, era anche per arrivare alla conclusione di dire: scusate, ma se noi siamo diventati italofoni in massa negli anni 60 del Novecento, e a oggi sono passati 60 anni, quando è che c'era questa età dell'oro dell'italiano? In realtà un'età dell'oro non c'è mai stata, perché quello che invece c'era era molte meno persone avevano accesso a media pubblici. E quindi la comunicazione pubblica era molto più ingessata, era molto più di qualità. Però io, che forse nell'animo ho una visione diversa anche della cultura, dell'accesso alla cultura, la vedo come una grande potenzialità, quella che tutti adesso possono partecipare al dibattito pubblico. Però è chiaro che in questo allargamento del dibattito pubblico il sentore che hanno le persone è che la situazione linguistica sia peggiorata. L'altra cosa nella quale si manifesta il disagio dell'italiano medio è il fastidio per ogni cambiamento, no? E quindi ogni cambiamento è vissuto come un attacco a quel famoso fortino della norma di cui vi parlavo prima. E quindi i neologismi, oddio che orrore, i neologismi non si possono sentire, con conversazioni di questo tipo. Questi sono esempi presi da Facebook: apericena è una parola che odio, gli apericena o le apericene, no? Gli aperitivi e le cene, ho cassato dal mio vocabolario il lemma apericena. Non si potrebbe abolire la parola, farebbe bene a tutti, anche alla salute. Apericena, orrore in tutte le sue declinazioni. Se è vero che alcuni neologismi debbano essere sottoposti al giudizio degli accademici, altri dovrebbero essere evitati a priori. Allora, perché vi faccio vedere questi esempi? Perché, no, ho sbagliato, scusate, perché è molto interessante che queste persone che manifestano dei tratti da neopuristi, quelle che io a volte chiamo grammar nazi, è una definizione in cui non vedo niente di positivo. Cioè, il nazista della grammatica è uno che si arrocca sulle regole senza ragionare. In realtà questi esempi dimostrano anche molta pedanteria e superficialità della conoscenza. Come si fa a odiare una parola? Uno. Due. Come si fa a abolire una parola? Cioè, i vocabolari funzionano a posteriori, no? I vocabolari italiani, per cui una parola che è nell'uso diventa statisticamente rilevante nell'uso, la sua presenza nel lessico quotidiano si protrae, quindi non è un tormentone. Possibilmente la parola ricorre in contesti diversi, quindi non è solo gergale, ma è usata a livello più ampio. Ecco che ha la possibilità di entrare nel vocabolario, ma non è che se io la tolgo dallo Zingarelli la parola scompare, funziona viceversa. Quindi non ti piace una parola, non dire che si deve abolire, non la usare. E nel tuo non usare, gutta cavat lapidem, no? Cioè la goccia scava la pietra, se non la usi tu, non la usa lui, non la usa più nessuno, allora sì, può essere che una parola,
cada in disuso e eventualmente in un futuro lontano esca anche dal vocabolario, non funziona viceversa. Poi, orrore in tutte le sue declinazioni, di nuovo, perché questo giudizio su una parola Macedonia, no? Fatta con due pezzi di parola, tutto sommato non è così grave. Ma la cosa buffa è che qui, nell'ultimo esempio, si fa riferimento a questo fantomatico giudizio degli accademici, che non esiste, perché la Crusca, come Treccani, come come Zingarelli, come insomma tutti in Italia, nessuno ha il potere di avallare o bocciare un neologismo. Anche qui i linguisti funzionano un po' descrivendo la realtà, non prescrivono nulla. È così in tutti i paesi? No, l'Académie française o la Real Academia Spagnola hanno una tradizione più prescrittiva di noi, ma in Italia questo non funziona, è dovuto a fattori storici, cose varie assortite. Però vi dico anche un'altra cosa, tutte queste persone si lamentano di apericena, e sono esempi abbastanza recenti, questo è 12 giugno 2019, ma altri erano più recenti ancora. Allora, apericena nel 2019 ha compiuto 18 anni, quindi tra un po' c'è il motorino. No? Allora, prendiamocela con un altro neologismo, ma ormai apericena dopo 18 anni direi che non lo leveremo più dall'uso, ma anche per fortuna. Evidentemente serve, non tutti possono essere d'accordo, ma qualcuno questo apericena lo usa. I neologismi in realtà sono una cosa positiva perché sono la dimostrazione della vitalità di una lingua che smette di adattarsi al contesto, alla realtà che deve descrivere, è una lingua che piano piano muore, si disallinea rispetto alla realtà e alla fine muore. Quindi è il segno di un idioma sano e poi ricordiamoci una cosa, non è che l'esistenza di parole nuove faccia sì che le altre debbano scomparire, il lessico non è in numero finito e poi noi all'interno di questo lessico che è molto più grande di quello che in realtà ci serve, possiamo decidere quali parole usare e quali parole non usare molto tranquillamente. Un secondo settore di crisi, per così dire, è quello dei femminili professionali. Qui c'è una discussione che io ho avuto che è molto simpatica con una persona. Allora, la persona dice: la gente fa fatica a capire che ad essere indicato al maschile è il ruolo, non la persona. Ci sono tante persone che hanno un forte complesso di inferiorità. Se io sono direttore, eccetera, eccetera, addetto stampa, medico, quello che è, continuerò a far definire il mio ruolo come si è sempre pronunciato, anche perché molti tengono alla forma, ma non sarà questo a definire uno stipendio più alto o uno più basso. E qui c'è il Royal Rumble delle cose che mi vengono dette quando io parlo dei femminili professionali. Badate bene, ho scritto un libro su questo, appunto, che si chiama Femminili Singolari. Tra l'altro, se siete interessati, per chi non vive in Italia, esiste la possibilità di acquistarlo in ebook direttamente sul sito della casa editrice, che è FQ, come a volte mi viene chiesto. Allora, il ruolo, davvero definiamo il ruolo? Ma pensiamo un attimo ai ruoli in cui le donne sono sempre esistite. Tanto per citarne uno davvero apicale, regina. Cioè, se è vero che il ruolo è neutro, come mai non abbiamo re? Allora, io poi lo spiego molto bene, no, tento di spiegarlo nel libro, nel senso vado un po' a fondo. Se io sono direttore, addetto stampa, medico, è perché sono abituata al fatto che in quei contesti, in quei ruoli, tradizionalmente ci fossero soprattutto maschi. Adesso che ci sono femmine, la normalità della lingua è di usare il termine femminile. Poi il fatto che questo incontri delle resistenze è legato ad altro, è legato a questioni sociali, culturali. Poi magari nella sessione Q&A, se qualcuno fa una domanda precisa, posso rispondere, perché purtroppo i tempi mi impongono di essere un po' di corsa e io vi presento un po' delle suggestioni, come si suol dire. Comunque potete leggere la mia risposta. Allora, io rispondo, a questo punto dice fine della storia, no, viene rincarata la dose in questi termini però. E questo è il genere di commento che io mi becco molto spesso. Te me sa che non stai bene. Ah no, scrivi stronzate per promuovere ciò che scrivi nei tuoi libri femministi. Professoressa Regina, sono già nell'etimo italiano. Cosa vuol dire nell'etimo italiano? Perché si dice così, giustamente. Ministra non esiste, si dice ministro. Con questa storia del femminismo state rovinando il mondo. Poveracci i tuoi alunni. Se la pensi così, immagino cosa puoi insegnarmi come docente. Mi segno il tuo nome così sarò sicura di non averti mai come insegnante dei miei figli. Saluti, cara. Vedo schiaffi che volano. Però anche qui, professoressa Regina, sono già nell'etimo. Perché si dice così? Cioè, è così perché è così. Ministra non esiste. Allora io
Ho questa tecnica da molto tempo online che mi concentro su quello che posso confutare. Ministra non esiste, no? Allora vado sullo Zingarelli 2020, ora lo screenshot non si vede tanto bene, ma c'è scritto ministro e poi qui in rosso c'è scritto sostantivo maschile al femminile ministra. Voglio dire, lo Zingarelli, uno dei maggiori dizionari italiani. Sapete qual è la risposta? Dizionario Zanichelli scritto da te? Oltre a essere ignorante, sei pure ingenua. Li hai come foto di copertina. Non ho mai negato di collaborare con lo Zingarelli, ma lo Zingarelli non è scritto da me. Cioè, se riuscissi a scrivere un intero vocabolario da sola, sarebbe molto divertente. Leggi questo e magari ti fai veramente un po' di cultura seriamente. Ed è bellissimo perché in Treccani non solo c'è ministra, ma ha anche una voce sua apposita. Quindi non è sottoministro, ma dovete andare a cercare ministra. E infatti io quello che faccio è le ho mandato il link alla scheda ministra su Treccani dicendo, figlia mia, anche su Treccani troverai la stessa risposta. È stato un grande momento, ovviamente la persona dall'altra parte si è arrabbiata e niente, ha continuato con gli improperi. Ecco, però per dire il genere di discussioni che avvengono online sulla questione femminili. In realtà i femminili, come vi dicevo, sono naturali, sono conseguenze di un cambiamento della realtà, nel senso che prima non c'erano donne in certi ruoli, quindi per cosa dovevo usare io certe parole? Cioè, perché avrei dovuto usare senatrice se le senatrici non c'erano? Perché avrei dovuto usare assessora se le assessore non c'erano? No? È come, se dovessi fare un esempio filosofico, è come dire che esistono queste forme in potenza, ma non ancora del tutto in atto, no? Ma perché fino a un certo punto non c'era bisogno di usarle? E fra l'altro vi faccio notare anche un'altra cosa, non è neanche un'istanza particolarmente recente. Lo Zingarelli, sì, è vero, ci lavoro, ma è anche l'unico dizionario italiano annualizzato, quindi è quello che registra più velocemente certe modifiche. Comunque registra più di 700 femminili professionali dal 1994, quindi comunque non è neanche una cosa così recente. Torno a dire, è un problema non tanto linguistico quanto socioculturale e riguarda molte cose, tra cui la condizione della donna nella società italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa, altro momento di crisi, i giovani non sanno più parlare. Questo è un pezzo di un brano, molto bello, peraltro io sono grande fan di un cantante, producer, diciottenne, che si chiama Da Supreme, che secondo me è una delle voci più fresche del panorama musicale italiano. Ve lo consiglio, andate a cercarvi un po' di brani. La cosa che noterete di più, allora, tu nel mentre parli non sei spiritoso, neanche un minimo lacrime sui tuoi eyes, io non ce le spreco mai, piuttosto ti faccio bye, resto solo, fotte proprio niente dei tuoi scatti live, quella volta ti presentai ai parenti come mia lei, se non fosse che sei un po' fake, troppo flame, me ne andrei fra te, fossi in te, ehi, io farei solo Gucci Gang, Fendi Flex, every day. Qui c'è di tutto quello che caratterizza il linguaggio giovanile, cioè Da Supreme ha fatto un testo che riassume la situazione. Abbiamo l'uso degli anglismi, la coprolalia, cioè le parolacce, fotte, scazzi, no? Ok? Frate, quindi forma gergale, come bro, è un po' come bro per brother, frate per fratello. E poi alcune parole, credo che più o meno tutti capiate tutto, forse non sapete cosa vuol dire flex in questo contesto. To flex in inglese vuol dire fare questo, quindi flexare, fare il braccio, far vedere che c'è il muscolo, e in senso traslato vuol dire ostentare ricchezza. Quindi avete presente i rapper, i trapper che spesso si presentano pieni di collane, di anelli o magari coi soldi li buttano, ecco, quello è flexare. E chiaramente è un neologismo che deriva dalla trap, eccetera. Perché vi sottopongo a questa tortura? Piacerebbe anche farmelo sentire, ma ripeto, trovatelo su YouTube e non è affatto sgradevole, devo dire. Io, ripeto, sono grande fan, quindi sono di parte. Perché, a dire il vero, non ci sono grandi novità rispetto a quello che facevo io ai miei tempi. Io ho 44 anni e quando ero ragazzina non c'era la trap, certo, però alla fine il linguaggio giovanile aveva queste caratteristiche, gli anglismi, la coprolalia, i troncamenti. Da sempre il gergo giovanile ha una funzione ben precisa, che è quella di rottura. Quindi io rompo in entrambi i sensi, cioè da una parte rompo rispetto alla tradizione e dall'altra rompo le balle, cioè mi invento dei modi di dire, per esempio tutta la parte della coprolalia, dell'insulto, delle parolacce, perché so che
oltre che rompere la tradizione, do anche fastidio all'establishment, no? Quindi ai genitori, ai professori, eccetera. Quel momento di passaggio linguistico è fondamentale per la maturazione di una persona. Infatti, il problema è soprattutto quando uno non esce più da quella gabbia lì. Cioè, i problemi poi si pongono quando io ho il quarantenne che parla come un, come si dice in italiano, un bimbo minchia, cioè continua, poi raga, tutto rego. Ecco, a quel punto diventa patetico. Lo diceva già Platone, peraltro, nella Repubblica dice questi giovani che non sono bravi come eravamo noi e questi adulti che fanno le moine per sembrare più giovani e ingraziarsi i giovani stessi. È un topos che torna questo qui da sempre, però è una fase transitoria necessaria. Se ti fa schifo, fatti delle domande. Io qui ci ho messo la faccina, sei vecchio. Diciamo che è inevitabile, cioè questo giudizio negativo sulle generazioni successive è un po' inevitabile. E poi la questione dell'inglese. Allora, questa è una lettera arrivata al Corriere della Sera recentemente, siamo a febbraio 2020. Lo strano mix di italiano e inglese. Davanti a chi nel discorso inserisce i vocaboli inglesi mission o sentiment, mi chiedo che differenza faccia usare missione o sentimento. Di recente ho sentito dire in TV matchare, to match, quindi, nel cercare di capire cosa volesse dire, tra l'altro mi sono perso il resto della frase. Ho poi intuito che il significato fosse combinare accoppiare, dall'inglese to match, tirando fuori un improbabile matchare, no? Giustamente. Stiamo quindi inventando parole derivate dall'inglese che si pronunciano per una parte all'inglese, appunto match, e per il resto all'italiana, iare. Come si scrivono non si sa. Ai miei tempi, signora mia. Ho copiato questa mail per due motivi. Uno perché è un classico, cioè molte persone hanno un po' questa idea di quello che sta succedendo, e l'altra perché mi sembrava davvero peculiare che il Corriere della Sera insistesse su questo, cioè questa è una lettera che io vedrei bene anche negli anni 70, non so come dire, è una specie di relitto che richiama tempi antichissimi, antichissimi, insomma, decenni, perché non è una questione nuova. Che l'italiano abbia influssi, riceva influssi da tante lingue diverse, compreso l'inglese. Quindi non è particolarmente strano questo mix. Vi ricordo solo che bistecca, no? Che sembra parola italianissima, viene da beefsteak, o che bovindo viene da bow window, cioè nel senso, la tradizione di prendere parole da altre lingue, peraltro non solo dall'inglese, anche se adesso l'inglese sembra preponderante, è databile a tempi antichissimi, per forza di cose del resto, perché abbiamo quella posizione al centro del Mediterraneo, gli influssi o per questioni commerciali o per questioni flussi migratori o altre questioni sono normali. Ho scritto un pezzo sulle contaminazioni linguistiche, peraltro evitando quelle dell'inglese, ma soffermandomi su spagnolo, francese, tedesco e altre lingue per il sito Dizionari Più di Zanichelli, non so se lo conoscete, casomai poi vi mando il link. E anche da quello si evinceva che semplicemente aprendo il dizionario si trovano tantissime parole in italiano provenienti da altre lingue. Quindi questa è un po' una cosa così. Non sono d'accordo che l'inglese rovini l'italiano, appunto, il vocabolario contiene prestiti da decine di lingue diverse. Mario Alinei li chiama doni. Perché giustamente dice, non sono prestiti, perché l'altra lingua non li vuole, lascia che ce li teniamo, quindi sono piuttosto un regalo, un dono, che non un prestito. Ci sono tanti contesti in cui l'inglese è giustificato, chiaramente il problema nasce, e questo lo vedo bene anch'io, quando l'inglese è superfluo ed è usato non per comunicare, ma piuttosto per darsi un tono. Quindi da una parte abbiamo l'inglese della politica che fa sì che non si capisca bene quello che si vuole dire, no? È stato famoso il bail-in, il bail-out delle banche. Chiamarlo bail-in e bail-out era molto consolatorio perché tre quarti delle persone non capiva cosa volesse dire bail-in e bail-out, giusto per fare un esempio. E poi sì, la mission di questo brand è di aumentare il know-how, cioè l'awareness. E poi l'altra cosa che facciamo noi italiani è pronunciarlo malissimo l'inglese, ne abbiamo davvero bisogno, cioè la mission di questo brand, non possiamo dire la missione di questo marchio, forse sì. Ecco, poi ci sono delle parole che però sono difficili da tradurre, ad esempio location, no? Tutti si lamentano di location, però location al suo interno ha tanti significati, perché significa luogo, situazione, setting, no? Come sono messe le sedie, dov'è il palco, quindi è un po' difficile a volte da tradurre. Con un'altra parola sola,
Ergo, io capisco anche che qualcuno usi location. Insomma, in sostanza, gli anglismi sono fastidiosi, ma dipende. E infine la lingua dei social. È una varietà ovviamente giustificata in alcuni contesti, cioè sui social. Tutti si lamentano di questi social che rovinano l'italiano, ma in realtà sono caratteristiche che ricorrono da 25 anni, ve lo garantisco, perché è un quarto di secolo che io studio sta roba e non è cambiato nulla, cioè cambia la realizzazione superficiale, ma i fenomeni sono sempre gli stessi. Sono presenti a livello internazionale nella maggioranza delle lingue sbarcate online, quindi tutte le lingue sbarcate online hanno, non dico subito, perché non è un subire. È osservabile un certo tipo di adattamento ai nuovi mezzi di comunicazione, quindi le tachigrafie, i troncamenti, gli acronimi, i mischioni con altre lingue, eccetera, sono più o meno comuni in tutte le lingue che sono sbarcate online, non è una cosa così particolare. È anche vero che nelle generazioni successive alla mia, molti tratti che per me erano definenti della lingua social sono in regressione perché non sono più necessari. Perché quando ero ragazzina io, avere accesso a internet era un privilegio. E quindi noi che avevamo accesso a internet eravamo parte, ci sentivamo parte di un'elite. E come elite ci tenevamo molto al nostro gergo. Quindi per noi scrivere ROTFL invece che RIDO, no? ROTFL è l'acronimo per Rolling on the Floor Laughing. Quindi noi usavamo tantissimo l'inglese perché la rete all'epoca era molto più inglese di adesso, era un segno distintivo, così come ci vediamo ASAP, no? As soon as possible, eccetera. Noi eravamo come dire, molto impegnati nell'uso di questo gergo perché ci definiva come un'elite. Oggi che l'accesso ai social in generale, alla rete, è, non dico universale perché il digital divide c'è sempre, ma molto esteso e i ragazzi di oggi hanno tutti i sistemi per il cosiddetto predictive text input o per la correzione al volo, no, dei testi, quindi o il predittivo o il T9, così, succede che molti ragazzi mi dicono: ma no, ma quelle cose noi non le usiamo più perché è più facile scrivere correttamente. Perché se io scrivo perché, scritto XKE alla tachigrafia, poi succede che il mio cellulare me lo corregge in maniera automatica. E poi l'altra cosa buffa, parlando con i ragazzi a scuola, questi modi di scrivere, cioè con la X al posto del per, con la K, con non so, altre cose, sono molto precocemente sentiti come bimbominchia. Cioè, i ragazzi da una certa età in poi, ma abbastanza precoce, tendono a distanziarsi da quel modo di scrivere perché lo sentono come proprio di quelli più giovani. Quindi c'è una prima fase in cui i ragazzini scriveranno K, X, LOL, eccetera. E poi si esce normalmente, in condizioni normali, abbastanza velocemente da quella fase, appunto, a posteriori, con eterodenominazione definita bimbominchia. Chiaramente, il problema della lingua dei social non è di rovinare la lingua e neanche di rovinare cognitivamente le persone che stanno online. Il problema nasce quando una persona ha una dieta mediatica monocorde, cioè non si ciba di contenuti culturali differenziati, variegati. Cosa sto cercando di dire? Che di per sé i social non fanno nulla, anzi sono soprattutto una cartina di tornasole di fenomeni che sono in atto fuori dai social network. Però se una persona, adulta o no, adulta o meno, non legge libri, non legge fumetti, non ascolta musica, non guarda serie TV, non va al cinema, eccetera, eccetera, ma sta solo sui social, allora arriva a avere quel problema di monovarietà a cui accennavo prima, a cui accennava anche Alberto Sobrero, cioè diventa un modo molto limitante e molto limitato di fruire delle possibilità della nostra lingua. Questo è un esempio, no? Questi sono i classici esempi che poi vengono stigmatizzati, perché poi in rete c'è questo uso tremendo di prendere in giro quelli che non sanno scrivere, no? Allora, questa è una persona che entra in un gruppo e dice: ciao, grazie di avermi acetata, mi presento, ho 25 anni, sono mamma single di due gemelle, Yasmin o Jasmine e Chantal, scritto così, che hanno 28 mesi. Poi c'è di nuovo, c'è tutto quello che ci può essere, quindi la pletora di cuori, gli errori, acetata, invece di accettata. Questa è una persona giovane, dice ho 25 anni, mamma single, invece di single. I nomi delle figlie, ahimè, anche quelli dicono molto perché
Non so se avete presente che adesso in America si usa definire Karen, da un po' Karen, la donna bianca, bionda, cosiddetta self-entitled, no? Cioè che pensa di avere diritto a tutto. Ecco, quando si trovano persone che danno questi nomi stranieri ai figli, spesso si scopre che, diciamo così, il contesto culturale di provenienza non è particolarmente alto, no? E quindi abbiamo un fiorire di... Beh, ai miei tempi c'era J.R., dal famoso J.R. Ewing di Dallas, ma scritto J.R., G-E-I-A-R, e c'era anche Suelle, S-U-E-L-L-E, Suelle, che era Sue Ellen in realtà. Ce l'avevo proprio in classe J.R., quindi, che poi è Junior, quindi era proprio sbagliato il nome, però vabbè, grandi fan di Dallas. I cuori, e poi hanno senza la H, no, perché sarebbe voce del verbo avere, e anche questo modo di contare gli anni dei figli ancora in mesi. Vedete, 28 mesi sono 2 anni, solo che invece di dire 2 anni lei dice 28 mesi. Questo è un tratto tipico anche considerato substandard, per così dire, a livello culturale, però non è sempre così. Finisco gli ultimi 4 minuti e mezzo della mia presentazione presentandovi un caso molto interessante di antagonismo linguistico online. Allora, 3 aprile 2019, siamo a Torre Maura, che è un quartiere un po' disagiato, insomma periferico, alle porte di Roma. Succede che l'amministrazione decide di spostare da un altro centro di accoglienza una sessantina di Rom a Torre Maura. E la destra, in particolare come dire, personificata da Casa Pound, che è un collettivo con simpatie destrorse piuttosto noto in Italia, decide di fare una manifestazione per resistere all'arrivo dei Rom. Da questo braccio destro alzato capite un po' qual è lo spirito della manifestazione, cioè si travalica direttamente nell'apologia di fascismo. E che cosa succede però? Succede che in tutto questo fomentare gli abitanti del luogo, che ahimè non vogliono i Rom lì, arriva un ragazzino. L'ho pecettato, però in realtà in rete si trova anche senza la pecetta. Simone. Simone ha 15 anni e, nonostante, vedete anche come dire, il linguaggio non verbale delle due persone. Il signore a sinistra è un rappresentante di Casa Pound, Simone è mingherlino piccolino, e che cosa fa? Dice una serie di cose a favore dei Rom, nonostante la prevaricazione anche fisica dell'altra persona, che è molto più grande, molto più grossa, insomma, fa anche un po' paura. Cioè, avrei paura anche io di pigliarle da uno così. E che cosa dice? A un certo punto c'è questo dialogo, no? Il losco figuro dice: ma tu sei contento che hanno messo 60 Rom qua? E la risposta di Simone, 15 anni, è questa: a me, l'ho trascritto dal romanesco, a me 60 persone non mi cambiano la vita. Il mio problema non è chi mi svaligia casa, il problema mio è che mi svaligiano casa, non è detto che siano i Rom. Se mi svaligia casa un Rom, tutti gli dobbiamo andare contro. Poi, quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano, cioè lui dice una cosa che purtroppo sui giornali italiani si vede spesso, cioè quando il ladro è straniero si mette che è straniero, quando è italiano si glissa su questo fatto. Quindi, su sta cosa che bisogna andare sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no. Cioè lui dice: a me non va bene che dobbiamo sempre dare addosso ai Rom. Questa cosa continua, la discussione continua. Simone ne esce come un grandissimo statista, grande pensatore, insomma, uno, come dire, anche con grande coraggio, perché affronta quest'orda di orchetti, se vogliamo chiamarli così, correggiamo il Signore degli Anelli. E però che cosa succede? Succede che una scrittrice piuttosto famosa in Italia fa questo tweet: per carità, il Pischello di Torre Maura, Pischello vuol dire ragazzino, che gli vuoi dire? Coraggioso. Ma che uno a quell'età non sappia parlare in italiano, non vi fa impressione? Ecco, questo tweet scatena l'ira di Dio per vari motivi. Intanto presume tutta una serie di cose, ad esempio che Simone non sappia parlare altro che romanesco, però da come io vi ho letto, più o meno la trascrizione è fedele del pezzo di Simone, avete più o meno tutti capito quello che Simone stava dicendo. Quindi è vero che è romanesco, ma è anche un romanesco molto comprensibile. Poi quando vi avrete questo PowerPoint sotto mano, rileggete il tono di questo tweet e ditemi se non è un po' paternalistico, presuntuoso. Infatti cosa succede? L'ira di Dio si scatena contro questa scrittrice con commenti di questo tipo: mi fa più impressione lei e la sua spocchia, occhio che il piedistallo sul quale si è posta è friabile.
Ma quale piedistallo? Risponde lei. Ma quale spocchia? Cosa c'entro io? Non lo capite che quel ragazzo verrà schiacciato dal mondo se non trova parole vere, comprensibili fuori dal suo quartiere? La spocchia è di chi crede che l'ignoranza sia fica, potente, gagliarda. Ma di quale ignoranza parla? In tutta Italia i ragazzi parlano in dialetto, in contesti informali, tutti destinati a diventare dei falliti, ma lei è riuscita ad andare al di là del modo in cui parlava, è riuscita a seguire la lucidità e potenza del suo ragionamento. A me un adolescente che affronta un gruppo di fascisti incazzati e dice io non sono d'accordo, sembra tutto tranne uno che si farà mettere i piedi in testa, ma si vede che abbiamo criteri diversi di valutazione, io di pecore che parlano benissimo italiano, ne conosco parecchie. E poi arriva a sparigliare le carte un personaggio che non ci si aspettava, ovvero il professore di italiano e storia di Simone, che dice guardi signora, si riferisce alla scrittrice, mi commuove che tutti si occupino di come parla Simone, ma assicuro che nel contesto giusto Simone sa parlare benissimo italiano. Perché vi ho mostrato questo flash? Poi io ne parlo di più in altri contesti, ho scritto anche un saggio che uscirà prossimamente negli atti di un convegno che si è tenuto non tantissimo tempo fa, appena prima del lockdown quasi, a Basilea. E è molto interessante una cosa. Allora, da una parte abbiamo una intellettuale, e dall'altra abbiamo un ragazzino che in un contesto un po' ruspante, in cui bisognava essere un po' aggressivi, usa il dialetto. Ed è interessante che il giudizio di questa intellettuale sia comunque negativo nei confronti dell'uso dialettale del ragazzo. Uno, si vede che ancora in Italia sopravvive lo stigma del dialetto, no? Che il dialetto è brutto, cacca, pupù, non si può usare. E due, l'altra cosa è il giudizio appiattisce completamente Simone sull'impiego della lingua in quel momento lì. E io vi ho messo questo esempio proprio per queste due ragioni. Uno, che continui questo stigma del dialetto, ma due, che vedete cosa succede? Che una persona viene giudicata in base a un'unica istanza comunicativa, il che mi riporta al punto di partenza, e cioè che nella sua complessità, diciamo, gestire la norma linguistica è tutt'altro che facile. Ma purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, il giudizio sulle persone passa ancora tantissimo da come queste persone parlano e comunicano. Ecco perché è importante, come dire, insegnargli bene l'italiano. Vi lascio con una citazione di Douglas Adams per farvi riflettere. Qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo ci pare normale e usuale e riteniamo che faccia per natura parte del funzionamento dell'universo. Qualunque cosa sia stata inventata nel ventennio intercorso fra i nostri 15 e i nostri 35 anni è nuova, entusiasmante, rivoluzionaria e forse rappresenta un campo in cui possiamo far carriera. Qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto 35 anni va contro l'ordine naturale delle cose. Questo è il sentore comune. Poi troverete anche un'altra, vabbè, qui io faccio il riepilogo, ma ve lo potete leggere con calma. Anche questo ve lo guardate con calma, vi consiglio di andarvelo a vedere proprio su Twitter, è un linguista americano, Rob Drummond, che fa notare come i più grammar nazi siano quelli che hanno un po' meno conoscenza linguistica, perché all'aumentare della conoscenza linguistica, cioè la linea blu, tende a scendere anche la pedanteria linguistica, quindi uno diventa molto più elastico. Io vi ho incluso il link a una serie di articoli scritti da me, ma ne ho molti altri, quindi poi se avete dei dubbi in merito a qualcosa di preciso, casomai posso continuare a condividere altre risorse gratuitamente disponibili online. E a questo punto basta, ho finito. Oh, siamo in tempo, abbiamo anche abbastanza tempo per le domande. Allora, ci sono diverse osservazioni e domande. Ovviamente invito tutti, diciamo, adesso a non utilizzare la chat, ci focalizziamo sulla funzione Q&A, dove potete scrivere le vostre osservazioni e le vostre domande. Allora, c'è Adriana Scamporrino che dice: premetto che sono una grandissima fan di Vera Geno, che apprezzo da tempo. Una domanda per lei: come si può da insegnanti approcciarsi alla flessibilità di alcune norme grammaticali con studenti di livello base? In soldoni, se devo spiegare l'uso di a me, mi, come insegnare che a me, mi possa essere usato in alcuni contesti, sebbene la norma ed il libro di testo dicano il contrario?
Molti alunni tendono a legarsi alla norma a tutti i costi, diventando grammar nazi. Altri fanno tutto il contrario e abusano di a me mi. Un saluto dalla Patagonia Argentina. Ma non ho una risposta particolarmente intelligente, ahimè. Io direi che l'approccio che uso io, e lo uso un po' con i ragazzi di tutte le età, è quello di dire, allora ragazzi, noi prima di tutto studiamo le regole, perché senza le regole non si va da nessuna parte. Però poi, dopo aver interiorizzato le regole, ci soffermeremo anche su dove si può un po' giocare col limite della regola, no? Cioè, se tu non sai la regola, quello che fai è ignoranza. Se tu conosci la regola, quello che puoi decidere di fare è una scelta. È un po' come, io faccio sempre l'esempio di Joyce, no? Non è che James Joyce nell'Ulisse non sa usare la punteggiatura, è che decide di non usare la punteggiatura perché gli serve per definire meglio, per esprimersi meglio. Faccio una piccola parentesi, ma interessante. Allora, non so se avete letto un libro bellissimo, che è Booker Prize 2019, che è di Bernardino Evaristo e si chiama Girl, Woman, Other. È un librone abbastanza grosso in cui l'autrice, che è un afrodiscendente inglese, quindi una donna di colore inglese, decide di omettere la punteggiatura quasi del tutto. Non ci sono i punti. Quindi ci sono le frasi, poi lei va a capo, ma non ci sono i punti. Ed è evidente che è una scelta stilistica. Allora, a me è piaciuto da morire il libro, a novembre uscirà anche in italiano. Ma la cosa buffa è un'altra. Andate a leggere i commenti a Girl, Woman, Other su Amazon. Un sacco di gente dice, che schifo, non hanno omesso la punteggiatura. Un errore, un erroraccio. Cioè, credo che occorra lavorare un po' sulla consapevolezza dell'elasticità della lingua. E io di solito parto facendo domande semplici a me e a chi ho davanti, del tipo, che cos'è una lingua? Per cosa la usiamo? A cosa ci serve? Cosa otteniamo tramite l'uso linguistico? Perché è importante aderire a un codice? Perché siccome la lingua è un codice, se io e te non siamo d'accordo su come usarlo, non ci si intende più. E allora già questo secondo me contribuisce a interiorizzare l'idea che la lingua non è una roba immota e immobile, però sono d'accordo che è molto difficile. E io ho studiato, come dire, ho studiato altre lingue, nel senso che, per esempio, sono andata a scuola 3 anni in Finlandia e mi sono resa conto lì di come era distante la lingua che usavano i miei compagni di classe, avevo 10 anni, rispetto alla lingua che mi insegnava il mio docente. Però, ecco, soprattutto grazie alla frequentazione di queste persone, poi la coglievo la differenza fra dove stava la norma e dove stava, diciamo, l'eccezione, il parlato. Cioè, secondo me è qualcosa a cui si può arrivare. Se no, lanciamo questi ragazzi che magari sono bravissimi a parlare come libri stampati, la prima volta che si trovano per strada rimangono schiacciati. No, come in Italia si dice, durano quanto un gatto in tangenziale, nel senso che vengono subito investiti. Ecco, quindi ecco, partiamo dalle norme, ma poi spieghiamo che nella pratica quotidiana si può anche un po' andare in altre direzioni. Ok, allora c'è Katia Granati che fa una domanda semplicissima, dice sull'uso del femminile come va? Con il termine avvocato, avvocata, avvocatessa? Diciamo... Come va, nel senso come va in Italia? Qual è la situazione? Non lo spiega, però io credo che comunque, diciamo, dal punto di vista sociolinguistico, come va, diciamo, l'utilizzo. Siamo in piena discussione. Secondo me la situazione sta migliorando, nel senso che molti femminili si sono già normalizzati nell'uso. In alcune categorie professionali l'adattamento, cioè c'è più resistenza, e l'ambito giuridico è uno di questi. Quindi con le avvocate, che sarebbe la definizione, stando alle linguiste e ai linguisti, più corretta, c'è ancora molto su cui riflettere, però io sono molto laissez-faire, quindi io casomai spiego alle persone perché i femminili sono corretti, ma non perché i maschili sono scorretti. Cioè, definisciti come vuoi, perché poi io sono dell'idea che la lingua ha una capacità di, come si può dire, scegliere poi in maniera abbastanza morbida la soluzione migliore per gli scopi dei parlanti. E quindi adesso siamo in una fase di passaggio, rivediamoci fra 10 anni e poi facciamo un punto allora. Allora c'è Renata Carloni anche che dice, giustissimo, i femminili nelle professioni registrano un cambiamento della realtà.
Ma io mi chiedo, non sarebbe il caso, come parlante femminile femminista, di forzare e usare parole di professioni ancora non accettate generalmente come la giudice? E Sì? cosa dire del suffisso trice? A me direttrice non piace, certo è un sentimento personale. Cosa mi piace? Direttora. Allora, la giudice assolutamente sì, peraltro in particolare per chi è interessato a usare anche in maniera un po' di rivendicazione, ecco, i femminili corretti, consiglio proprio l'acquisto almeno alla versione online dello Zingarelli, che è perfettamente, alla versione elettronica, che però a pagamento, ahimè, ma che appunto ne contiene più di 700. Quindi come sarà il femminile di minatore, minatrice? Com'è il femminile di falegname, falegname? Quello è una di quelle parole che invece sono di entrambi i generi, basta cambiare l'articolo. Su direttora, al di là del gusto personale, io sono invece per insistere nell'uso di direttrice e cambiare la connotazione di direttrice. Perché direttrice, come maestra, come segretaria, rientra in quelle parole che al femminile suonano meno, no, professionali del maschile. Allora, la maestra richiama quella dell'asilo, la maestra d'orchestra fa fatica a chiamarsi così. La direttrice richiama quella del collegio, quindi la direttrice di un giornale magari preferisce farsi chiamare direttora. La segretaria di Stato non torna bene all'orecchio perché segretaria, no, sembra quella che fa le lettere per il capo. Condoleezza Rice a suo tempo era il segretario di Stato, non era la segretaria di Stato. Però, secondo me, parte della rivendicazione femminista, se vogliamo chiamarla così, è quella di cercare di cambiare la connotazione della parola. Quindi, invece di introdurre un altro femminile, direttora, rispetto a quello già stabilizzato nell'uso direttrice, io sarei per insistere a dire direttrice anche per ruoli che non corrispondono all'immaginario di che cosa sia una direttrice. Ok, rimaniamo sempre sui nomi femminili, ma con un altro. Allora, grazie a Vera Gheno per il suo interessantissimo intervento. Una domanda per lei. In inglese il sostantivo poetess è considerato offensivo perché è percepito come un termine che sminuisce il talento di una donna che scriva poesie. Generalmente si preferisce poet, anche per le donne. In italiano si può rilevare una tendenza simile per quanto riguarda il sostantivo poetessa. È accettato, usato la poeta, specialmente in ambito femminista? Allora, Patrizia Cavalli, per esempio, si fa chiamare la poeta, cioè lei dice io sono una poeta, non una poetessa. Certo, c'è da rilevare la grande differenza strutturale fra inglese e italiano. L'inglese è una lingua con natural gender, no? Col genere naturale, cioè in cui i sostantivi non hanno genere, ma i pronomi sì, quindi he, she, it. L'italiano è una lingua gendered, quindi con genere grammaticale, il che vuol dire che ogni termine è per forza un maschile o femminile. Questo vuol dire che nella gestione delle questioni di genere, l'inglese sta andando in una certa direzione, cioè quella di preferire, ove possibile, formulazioni neutre, spokesperson invece di spokesman e spokeswoman, per fare un esempio. Actor, I am an actor, invece di dire I am an actress o I am an actor, perché comunque actor è veramente neutro. Noi, l'italiano invece tenta di andare nella direzione opposta, un po' come tutte le lingue con il genere grammaticale, cioè di rilevare la presenza femminile tramite l'uso dei femminili. Allora, poetessa sarebbe il femminile tradizionale di poeta, ma siccome non è che proprio l'Italia sia piena di poetesse donne, si può, è una parola dalla circolazione abbastanza limitata, non come studentessa o professoressa, no? Cioè quante sono le poetesse, siccome molte. Scusate, recentemente, negli ultimi 30 anni, i linguisti dicono, ove possibile, usiamo le forme a suffisso zero per il femminile, è auspicabile che nel giro di un paio di decine di anni possa prevalere la poeta, che comunque, no, come la astronauta, è una forma del tutto prevista dal sistema. Va visto se riesce a scalzare il già esistente poetessa, però ecco. È un caso di, come si può dire, morfologicamente corretto la poeta, ma nell'uso c'è già poetessa, come professoressa, studentessa e pochi altri femminili in essa. Prima di passare ad una domanda, volevo fare una piccola parentesi. C'è qualcuno che ha detto che vorrebbe rivedere i link che prima hai, diciamo, condiviso.
magari dopo condividiamo di nuovo, poi non vi preoccupate perché la settimana prossima, quando manderemo i certificati, insieme al certificato manderemo anche il link per scaricare il PDF dove ovviamente sì, ci sono tutti i link. diciamo, Sì, tutti i link. Allora, c'è Silvia Fragale, scusatemi se pronuncio male l'accento, o Fragale. Vera, com'è possibile che in Italia si usi smart working, mentre nei paesi anglofoni no? Da dove ha origine questa espressione, secondo te? Allora, in italiano è da tanto tempo, da tanto, insomma, da almeno 10 anni che si usa smart nel senso di tecnologico, non nel senso di furbo e basta, e quindi c'è tutta una famiglia di termini in smart, fra cui smart working. Smart working è un falso anglismo, di fatto, e corrisponde a quello che gli inglesi chiamano remote working o working from home. E beh, ci sarebbe da dire, fare un secondo panel sugli pseudo-anglismi usati in italiano, ce ne sono tantissimi, eh? Per esempio lo smoking, no? Per indicare l'abito da sera, che non è esattamente la stessa, in inglese credo sia tight, se non erro, ma insomma ho fatto una lista per Zanichelli, ora la dovrei ritrovare. Perché? Perché ci piace così, perché suona meglio, perché dire telelavoro, che non è esattamente la stessa cosa, lo so, però è meno interessante. Vedete il pragmatismo degli anglofoni, working from home, no? E il bisogno di supercazzola, passatemi il termine, che però è una citazione colta da un film, da amici miei, che hanno invece istintivamente gli italiani. Smart working è proprio usato a livello istituzionale e non vuol dire nulla, perché poi è ancora peggio, in italiano poi è stato ritradotto come lavoro agile, e chi l'ha praticato lo smart working sa bene che di agile ha veramente poco. Quindi il mio commento finale durante il lockdown o confinamento fu: chi ha inventato smart working prima e lavoro agile poi non l'ha mai veramente esperito, non ha avuto esperienza diretta, perché sennò non l'avrebbe chiamato così, secondo me. Ok, c'è una collega, Vanda Marzik Sabalic, che ci dice: mi sono rivolta a un architetto, donna con architetta. Mi è E lei si è sembrato offesa? No. che lei stessa si sia quasi offesa. Io ci sono rimasta male. Essendo straniera, pur di madrelingua italiana, mi sono subita i sorrisini sarcastici del gruppo. Diciamo, questa è una Questo, sua. benvenuta nel club. No, nel senso che sì, qui è proprio il momento in cui questa discussione divampa. Ho tante amiche architette, quante amiche architetti. Quindi, chiaro che tetta paga, cioè architetta paga il fio dell'assonanza con tetta, e siccome gli esseri umani sono istintivamente molto infantili, no? In una loro parte, tetta, uno pensa subito al seno femminile. È un po' una cavolata ed è anche questione di abitudine, no? Io faccio sempre alcuni esempi, per esempio in vela, no? In navigazione si usa cazzare la randa, e nessuno dei marinai si mette a ridere quando gli viene detto di cazzare la randa, anche se cazzare è chiaro che richiama cazzo. Ancora meglio, quando stiamo guardando una partita di calcio, qualcuno grida fallo, no? Fallo, oltre che fallo calcistico, vuol dire anche pene, ma non è che tutte le volte c'è qualcuno che ride. Quindi si normalizzerà l'uso di architetta? Io credo di sì. Fra l'altro, se la persona, la collega è interessata a seguire le vicissitudini di architetta, c'è un gruppo su Facebook che si chiama Rebel Architette e che sta combattendo la personalissima battaglia di fare i timbri al femminile, cioè i timbri dell'ordine degli architetti e delle architette, quindi includendo anche le donne. Dove andremo a finire? Solo il tempo ce lo dirà. Certo, allora c'è Maddalena Monserrato. Buonasera e grazie per questa bellissima lezione. Sono un'insegnante di italiano nelle scuole superiori. Cerco di educare le mie studentesse e i miei studenti ad un linguaggio più inclusivo, ma questa scelta viene giudicata da molte persone politica, tra virgolette, in senso negativo. Come si fa a spiegare che è una scelta necessaria? Chiede. E, beh, intanto leggendo tanto tanto Tullio De Mauro, secondo me noi formatori, vi consiglio questo libro. Aspettate, che ho qui la mia biblioteca, questo qua, che è, vabbè, non so se lo vedete Sì, specchiato anche voi, comunque si vede. l'educazione linguistica democratica, che sono i saggi sul tema dell'educazione linguistica democratica di Tullio De Mauro.
tutti raccolti. Perché questo libro? Perché una delle cose che dice Tullio De Mauro è non è che alcuni usi linguistici siano politici, la lingua è politica. Cioè, tutte le volte che io faccio una scelta linguistica rispetto a un'altra, sto facendo della politica, di fatto, nel senso più antico del termine, no? Cioè di relazionarmi con la polis, quindi con l'insieme degli altri cittadini. Quindi, sì, beh... diciamo, vista come scelta politica, esattamente quando a me dicono ah, te sei una femminista, sì, ma non lo vivo come un'offesa, no? Però c'è sono queste parole che possono essere usate come offensive, come buonista. Di per sé essere buonisti non dovrebbe essere negativo, però è diventata un'offesa. Come si fa a spiegare? Difficile, insistendo e spiegando che come dire, il femminismo non è la ricerca della prevaricazione della donna sul maschio, ma è la ricerca di una maggiore equità all'interno della società. E può essere che le generazioni più giovani non si rendano conto che la società non è ancora paritaria. Cioè anche mia figlia mi dice no mamma, ma queste sono cose irrilevanti, noi siamo fluidi. Sì, voi siete fluidi, poi quando entrerete nel mondo del lavoro vedrete che la fluidità come dire, cala, e dalla donna ci si aspettano certe cose e dall'uomo altre, per cui diciamo che io sono diventata abbastanza femminista a causa di prevaricazioni che sono successe a me, cioè ho dovuto battere il naso contro le discriminazioni nei confronti delle donne per capire che lì fuori è ancora pieno di discriminazioni. Quindi io sì, quando posso, uso il cosiddetto linguaggio inclusivo con tutti i limiti della definizione stessa inclusivo, perché inclusivo presuppone che ci sia qualcuno, una maggioranza, che include qualcos'altro, no? Vi faccio anche notare che a livello solo numerico le donne in realtà al mondo sono la maggioranza, quindi è un po' buffo che si parli di linguaggio inclusivo anche nei confronti delle donne. Allora, c'è Mariangela Pellegrini che dice brava, bravissima Veragheno, anch'io sono una sua fan. Cosa ne pensa dell'uso smodato di piuttosto che? Ne ho parlato ieri in trasmissione, quindi se volete recuperare su RaiPlay ho fatto una piccola clip proprio sul piuttosto che. Ne parlava Ornella Castellani Polidori nel 2002, quindi ormai anche questo è un uso che ha la sua età. Proviene dal milanese, il milanese che usa piuttosto che al posto di o, e quindi diciamo era già notato allora. Nel corso del tempo questo uso è aumentato perché il milanese, tra i vari italiani regionali, è una varietà di prestigio, no? E quindi sempre più persone, anche a livelli molto alti, anche intellettuali, eccetera, usano questo piuttosto che, per me è fastidioso, anche perché se posso dire o, perché devo dire piuttosto che, però sapete una cosa, la lingua va avanti anche per questi fenomeni inspiegabili, no? Cioè quello che ancora molti percepiscono come un errore, di fatto si sta diffondendo sempre di più nell'uso. E può anche essere che a un certo punto dobbiamo capitolare noi e prendere atto del fatto che è diventato standard. Anche se a me non piace. Sì, allora, un attimo che... sì, cerco di leggere ancora qualche altro... No, ma c'è tempo, io sono sì. Disponibile. Ah, c'è questo anonimo che dice, l'ho letta già questa, forse no, vale la pena di imporre il congiuntivo agli stranieri se così tanti ormai per me... permettono il penso che è, quindi l'indicativo al posto? Secondo me sì, imporlo, spiegarlo. Diciamo che il congiuntivo e il condizionale sono degli arricchimenti nell'espressività. Cioè, noi viviamo in un momento storico in cui c'è una forte prevalenza di sicurezze, di certezze, quando forse dovremmo anche recuperare tutto il valore fecondo e generativo del dubbio. E questo a volte si esplicita anche attraverso l'uso corretto dei congiuntivi e dei condizionali. Cioè, penso che sia è diverso da penso che è. Io penso che ci sia, fra l'altro, che ci sia una differenza semantica, ancor più che un problema di correttezza o scorrettezza, e secondo me su quella differenza semantica vale la pena di spendere due parole anche in sede didattica. Allora, c'è Valentina Zaccarelli che ci dice, allora, innanzitutto ti ringrazio, grazie Veragheno, l'italiano dei social, Instagram e Facebook soprattutto, è caratterizzato da tormentoni e mode, da neologismi usati esclusivamente su quelle piattaforme, per esempio amicanza,
del mio cuore, noi, perché le persone su questi social sentono il bisogno di ricorrere ad espressioni che altrove quelle stesse persone non userebbero mai. Come si definisce questa varietà? Un'evoluzione del digitato? È un gergo, cioè è una varietà gergale dell'italiano, mi viene da dire una varietà gergale e intersezionale, nel senso che da una parte c'entrano le caratteristiche del medium e dall'altra c'entra l'età di chi usa questi media. Tanto è vero che sono stati citati soprattutto Instagram, ma anche TikTok, per esempio, che sono i media dei giovanissimi. Cioè, io oggi, se devo andare a cercare esempi di linguaggio giovanile telematico, non vado su Facebook dove ci stiamo noi vecchi babbioni, ma vado appunto su Instagram o su TikTok o su Twitch, no? Dove ci sono le live delle persone molto più giovani di me, insomma. Allora, che i ragazzi sperimentino è naturale, che i social media diano... Cioè, i ragazzi hanno sempre sperimentato, ma magari lo facevano sul loro muretto, no? Nel loro luogo di ritrovo, non lo facevano online. Allora, che cosa hanno fatto i social? Hanno reso visibile un linguaggio che prima stava molto più nascosto. In questo senso io non lo vivo né come un'involuzione né come un'evoluzione, ma come una nuova manifestazione di un linguaggio che invece c'è sempre stato. Cioè anche noi, quando ero ragazzina io e avevo gli amici con cui mi incontravo a Or San Michele, insomma sulle scalinata di Or San Michele in centro a Firenze, che è una chiesa, usavamo dei modi di dire gergali che già fuori dal nostro gruppo non erano comprensibili. Solo che adesso quella cosa avviene online e quindi si vede molto di più. Certo, è sotto i riflettori, adesso diciamo è molto più evidente. Anche allora, i millennial, sì, Valeria notava, anche i millennial amano questi tormentoni. Sono un po' diversi i nostri tormentoni, che io amo tantissimo i tormentoni. Cioè io uso spesso 90 minuti di applausi, no? Oppure XY è una cagata pazzesca, questo è Fantozzi, oppure vedo la gente scema, che è... Il sesto senso dal film, quello con Bruce Willis, che era Vedo la gente morta, escono dalle fottute pareti, no? E quindi Alien. Cioè, mi rendo conto che io sono figlia di un sostrato culturale pop che è diverso da quello di mia figlia, che invece magari dice vuoi che muoro, perché lei guarda Masterchef e quindi riproduce Joe Bastianich, no? Ogni generazione ha un po' i suoi riferimenti pop. Per fortuna cambia, quello che succede oggi è che molto spesso i riferimenti pop che hanno i ragazzi sono talmente fluidi, talmente veloci, che noi grandi li guardiamo solo così e non ci rendiamo proprio conto da dove vengano questi tormentoni. Ok, c'è Davide Paone, dice: buongiorno, io insegno italiano alle scuole medie, non alle due. A me pare che ci siano delle teorie che potrebbero risolvere molti problemi di impostazioni riguardo alle regole e a ciò che le travalica. Penso alla grammatica valenziale, alla linguistica testuale applicata alla didattica, eccetera. La mia domanda è: perché i manuali scolastici non accolgono le nuove impostazioni che sono sicuramente più funzionali all'insegnamento e all'apprendimento della lingua e del suo uso, e la maggior parte insiste con l'impostazione tradizionale che crea molti problemi sia ai docenti che agli alunni? Buona domanda. Allora, intanto non è vero che non esistano in assoluto libri che non tengono conto di queste cose, soprattutto la valenziale, cioè tutto un settore, e che vanno un po' cercati i libri in cui si parla di valenziale. Anche a me piace la teoria di Tenier, perché la vedo molto funzionale alla comprensione immediata del funzionamento dei membri della frase, no? degli elementi della frase. E idem, io lavoro tantissimo sulla pragmatica, sulla pratica della lingua, per l'appunto. Perché c'è resistenza? Beh, uno, perché bisogna aggiornarsi. Uno dei problemi, io qui parlo soprattutto a livello italiano, perché in realtà ho visto molto più desiderio di aggiornamento all'estero, nei miei giri all'estero, che non in Italia, ahimè. Però passare a una grammatica con paradigmi nuovi comporta un adattamento cognitivo grosso anche da parte di un docente che magari è a un certo punto della sua carriera e non ha tutta questa voglia di rivoluzionare, perché prima di capire la valenziale o di entrare nella pragmatica, un pochino di riflessione ci vuole. Succederà mai un cambiamento? Secondo me sì, ho visto tantissime persone volenterose in Italia, cioè ne incontro a pacchi, però poi mia figlia studia su una grammatica super tradizionale, per cui nei temi lei scrive e gli si è recato e si... come si può dire, si perpetua
questo disagio che è evidente, no? Fra la lingua della scuola, che non c'entra nulla con la lingua che poi uso tutti i giorni per strada. Comunque sono assolutamente d'accordo con questa riflessione. Sì, poi c'è un anonimo che vabbè, dice: buonasera e grazie, da insegnante italiano a stranieri, per me è molto difficile dosare l'insegnamento della grammatica, che lei ha definito bembiana, con la lingua effettivamente in uso. Da un lato ho paura di far parlare gli studenti in modo desueto, dall'altro rischio di insegnare forme che sono considerate errate in molti contesti. Per uno straniero è ancora più difficile usare grammatica e lessico adeguato al contesto. È una riflessione. Sì. Che no, è vero, però cioè io penso al mio inglese, cioè anch'io ho studiato che si dovrebbe scrivere is not, e però poi nella pratica arrivo non solo a isn't ma a ain't, cioè o going to e poi uso gonna, no? E scrivo gonna quando sto scrivendo con amici anglofoni in cui sono buoni rapporti. Quindi forse la realtà, ma questa è una riflessione che sto facendo live in questo momento, forse la realtà è che per quanto uno si sforzi, poi ci vuole la pratica. Cioè la pratica, non basta la scuola guida, ma poi bisogna guidare per strada con la macchina. E quindi prima forse conviene dare le regole, perché poi partendo dalle regole si può anche contravvenire alla regola, ma avendola, no? Questo dovessi io insegnare l'italiano come L2, forse questo sarebbe il mio approccio. Poi magari mi potete tirare pomodori. Certo, va bene. Io direi che a questo punto possiamo, diciamo, terminare. Siamo quasi, diciamo, giunti alla fine. E se vogliamo condividere, diciamo, di nuovo quella slide con i link, così sì, la ricerco un attimo, aspettate. Sì. Allora, eccola qua. Eccoli allora, qua, questi esatto. Vi dico solo questo. Il primo, che sembra questo link lunghissimo, è un articolo dove io parlo della mia esperienza di educazione al digitale, che ho fatto appena prima del lockdown, però dà anche una serie di spunti su come relazionarsi con le nuove generazioni, mettiamola così, cioè nel mio piccolo. Poi, agenda digitale, il secondo link vi porta all'elenco dei miei articoli su argomenti linguistici e digitali, tutti quanti che ho pubblicato su agenda digitale. I due link di Linguisticamente rimandano a due schede molto semplici sull'uso dei femminili professionali, che cercano di rispondere, fra l'altro, a tutti i dubbi che abbiamo tipicamente. Poi c'è quello che io ho scritto all'inizio del confinamento sul come era trattata la comunicazione pubblica del coronavirus. E poi, per chi fosse interessato alla questione del linguaggio inclusivo, l'ultimo link, che fra l'altro è sul sito di uno dei più grandi centri LGBT di Bologna, che è il Cassero, che è un posto meraviglioso, parla dello SHVA, che è tutta la discussione che c'è stata quest'estate e nella quale io mi sono ritrovata un po' nolente, no? Senza volerlo, però parla anche di tutti gli esperimenti che si stanno facendo per creare un linguaggio più inclusivo. Quindi magari vi interessa, anche se è oltre la grammatica, cioè qui siamo veramente quasi nella fantagrammatica, direi, però insomma, magari qualcuno può essere interessato. Bene, allora io...